Ciao. Ciao. Allora, ramen di due tipi. Ramen 1 e ramen 2. Se giro troppo la ciotola si rovescia tutto il brodo. Sì, lo so. In questo momento un cinese starà facendo harakiri, un giapponese si starà rivoltando nella tomba o l'incontrario. Ho messo pure, beh, visto che siamo orientali, ho messo pure le bacchettine con i fiorellini e anche il rossetto un po' sembrerebbe rosso, però questo ci avevo e questo ci ho messo e non vi abituate perché io di questo colore non lo metto mai. Il nostro Nazzi, sempre qua che ci guarda, mettiamolo più su, il nostro Nazzi qua. Allora, buon appetito a me. Ah, c'è anche la salsa di soia, le bacchettine. Dovremmo fare una foto copertina. Come la facciamo? Così? Così? Secondo voi va bene? Così? Secondo voi va bene? Facciamo finta di sì. Allora, vi dico, queste sono le bacchette che ho trovato dentro nel servizio, quello nero, non vanno un cavolo bene. Sguisciano via come un'anguilla. Cioè voi tirate sul mangiare, vedete? Cioè scivola giù, è meglio, sono 100.000 volte meglio quelle di legno. Ve lo dico io, queste non valgono proprio un tubo. Mettiamo salsa di soia. Allora, questa è un po' piccante, questa no. Questa è al pollo, questa è al manzo. C'è dentro l'uovo. L'uovo. E andiamo a mangiare. Allora, il ramen andrebbe fatto. Prima di tutto va mangiato facendo rumore, tirando su, e non è maleducazione. Perché ho visto dove ho preso le ricette per fare questo. C'era una cinese che abita qua in Italia e insegnava un po' a farlo un po' più facilitato, no? Perché andrebbe fatto con le ossa di maiale, poi la carne va tagliata a fette, va messo il brodo e gli spaghetti di soia e di riso, i noodle, come vogliamo chiamarli, l'uovo, andrebbero messe sopra del cipollotto verde. Io il cipollotto non ce l'avevo, perciò ci ho messo uno spinacio per mettere un po' di verde. Lo so, non va fatto, però io quello avevo e quello ho messo. Cioè, vedete, è impossibile mangiare con questo affare, cioè, va giù tutto. Mi sento molto maleducata ad aspirare così come un'idrovora, però così va mangiato. E loro, ascoltando, vedendo la carne qua, io ci ho messo il pollo. Queste sono due fette di pollo. Me le sono fatte tagliare grosse e gli ho messo dentro il pollo. Non il maiale. Mi è soccecata Nocchio. Oh mamma. Facendo l'idrovora. Io ho visto in questo canale, dove ho visto la ricetta, che questo cinese ha detto che per loro il risucchio, che fanno rumore mangiando gli spaghetti, perché loro li mangiano così giù, 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 così slurp slurp, perché andrebbero mangiati caldi subito, perché altrimenti si scuociono. E poi perché è educazione per loro fare rumore. Ok, fare rumore perché altrimenti è segno che non è buono. Perciò se andate nei ristoranti o quant'altro dovete fare rumore, perché altrimenti vuol dire che il cibo non è buono. A me
Risulta difficile fare troppo rumore perché non sono abituata, però va mangiato così. Che buono. Però salta su dappertutto. Io ho messo una goccia di tabasco, ma non si sente neanche. Qua il uovo. Aspettate, che l'uovo lo mangio così. Anche gli spaghetti forse li mangio così. Ma sono proprio comode queste, di legno. Sono troppo scivolose, scivolano dappertutto. Comunque, se lo volete fare, prendete i noodle, li cuocete nell'acqua bollente. Li lavate con l'acqua fredda, che così la cottura si ferma. Fate del brodo. Io ho fatto il brodo col dado. Mettete prima il brodo sotto, sopra i noodle. Sopra i noodle, poi mezzo uovo, una fetta di carne, che andrebbe quella cotta nel brodo, però io per me sola non sono stata lì a fare tutto quel casino. La fetta di carne e poi andrebbe del cipollotto tagliato giù fino sopra, perché il cipollotto sarebbe quello che gli dà molto gusto. Io il cipollotto non ce l'avevo, ho detto di verde che gli metto, mettiamo gli spinaci e così sia. Però lode a loro che riescono a mangiare con le bacchette, perché io, se fossero quelle di legno, ci riesco, ma queste Il brodo non lo bevo. Passiamo alla 2. Questa è quella, credo, di pollo, di manzo. Volevo mettere questa, che me l'ha regalata Fede Bonza. Però se la metto, cioè, visto che faccio il video così non si vede, perciò ve la voglio far vedere così. Lui fa queste cose qua, è bravissimo. Ma ha regalato questa e anche il cuore, che lo metterò la prossima volta col nome di Giovanni. Ok, non la metto perché se la metto è lunga e non si vedrebbe nemmeno. Però volevo farla vedere. Chi interessa, Fede Bonza fa questi lavoretti qua, costano poco ed è pure bravo. Ok, allora mettiamo la salsa di soia. Oh, oggi ragazzi, oggi il secondo uovo lo metto qua e non lo mangio, perché chi mi segue sa, non li digerisco. L'ho mangiato solo mezzo. C'è la fame nel mondo. Perché gli diamo un pezzettino. Buono. Ti aiuto tutti prima. Ti aiuto tutti che ti vogliono bene. Bacino prima, bacino, bacino. No, vagino. Bravo. Buono. Amore. Oh. Oggi è mio figlio, no? È andato in bagno. L'avevo appena pulito, no? Mi sembrava di essere tornato indietro nel tempo. Una volta ero maniaca della pulizia, ma proprio maniaca. Cioè,
Proprio veramente che stavo sempre con la pezza in mano a pulire. Dopo con gli anni ho detto, ma chi se ne frega, la casa va pure vissuta, no? La casa va pure vissuta. Però mi ricordo ancora mia mamma, no? Che puliva, no? E mi diceva sempre, lascia pulito! Perché se viene qualcuno, nel caso venisse qualcuno, che sto qualcuno non si è mai visto perché non si sa chi era sto qualcuno, e io oggi a mio figlio, mi sembrava adesso tornata nel tempo, indietro, perché gli ho detto, lascia pulito! Che se viene qualcuno, e mio figlio, ma chi deve venire? Metti che viene qualcuno e lascia pulito. Ah, mi sembra adesso tornata indietro. Oh, io il rossetto ne ho dappertutto. Non sono abituato a mettere sti rossetti, li ho messi tanto per fare sto video e basta, perché io li metto sempre chiari. Mai scuri. Grazie comunque per tutti i nuovi iscritti, siete tantissimi, tantissimi. Grazie uno ad uno ai nuovi iscritti. Logico anche agli iscritti di prima, di sempre. Però vi state iscrivendo in tantissimi, mi state facendo tanti complimenti e sono contenta. Ah. Ma dove è andato lo spinaccio? L'ho già mangiato? No, eccolo. Beh, non è mica male anche con lo spinaccio, eh. È difficile, ma imparerò. Come cacchio fanno loro? Io ho visto un video oggi, sembravano idrovore. Non ce la faccio, non so come fanno. Io ci provo, ma non ce la faccio. Oh, l'altro ieri mi ha suonato il campanello, testimone di Geova. Testimone di Geova. Ho aperto la finestra, non sapeva che era il testimone di Geova. Ho guardato giù. Questi sono quelli piccanti. Ne ho messo una goccia di tabasco, eh. Sento la bocca che becca. I mortè. Becca. Ho guardato giù dalla finestra perché io non ho il citofono. Ho guardato giù ed era una persona solo. Non erano due. Solitamente vanno in coppia, no? E l'ho guardato giù e gli ho detto sì. Ha tirato fuori il libretto. Tirato fuori il libretto, allora ho capito che era testimone di Geova, no? E mi fa, perché porto la parola di. Io gli ho detto, mi dica. Mi è saltato dappertutto, ma è troppo bello! Mi sembra di essere lì di vagabondo! Vedete come va giù con l'apo? Se ne trovo uno lungo? No! Si è rotto! Ci vorrebbe più lungo, lì di vagabondo! Lì di vagabondo! Amore, facciamo gli tagli lì di vagabondo! L'apo il vagabondo facciamo! Aspetta, questo è lungo, questo è lungo. Aspetta, aspetta, l'apo, facciamo l'apo il vagabondo.
Te lo sei mangiato tutto te. Allora, gli ho detto giù a sto testimone di Geova, mi dica, gli ho detto, no? E lui, cioè, è rimasto lì così. Sembrava che dicesse, come mi dica? Come mi dica? Non ci sono abituato fino a qua. Solitamente mi mandano a cagare. Lei mi dice, mi dica, e che gli dico? Gli ho detto, no, guardi, se il testimone di Geova, gli ho detto, no, non mi interessa, la ringrazio, buona giornata. E lui, meno male, perché altrimenti che moglie dicevo? Perché questi girano, 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 ma poi alla fine non sanno manco che dire. Sono piena però, eh. Sono a posto fino a domani. Va bene. Cioè, a me facendo così va su nel naso, va su dappertutto. Le apro intanto le gocce che schizzano, le sta leccando della gamba. Sono piena, ce la faccio più. Sarebbe proprio in più questa. Riempiono, eh. E sì che non è tanto perché erano 90 grammi. Erano 90 grammi di spaghetti. La busta era di 90 grammi. Però 90 grammi sembravano pochi secchi. Però una volta messi nel brodo, diventano tantissimi. Infatti sono piena, non ce la faccio più. Basta. Che dirvi, fanciulli? Cazzo, non so più che dirvi. Spero che questo mukbang orientale vi sia piaciuto. Vi auguro una buona serata. Se riesco lo carico stasera perché sono tipo le 7 e non lo so perché dipende, perché qua la connessione va, non va, a volte un video ci mette mezz'ora a caricare, a volte un video ci mette 3 ore e mezza, vediamo, altrimenti se carica troppo tardi lo metterò domani. E niente, io vi mando un bacio, vi ringrazio. Alla prossima. 18 minuti. Inutile, io non ce la faccio a far video perché mi dicono fai video più corti. Però io starei qua fino a domani a parlare. Da me, Nazzi, Lapo, che è lì che guarda la cagnolina. E noi è tutto. Vi do appuntamento alla prossima. Se il video vi è piaciuto, mettete un like. Eccolo. Se il video vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale per essere aggiornati, accendete la campanellina e vi saluto fra 3, 2, 1. Ah sì, devo pigiare. Ciao!